Salve! Oggi vi spiegherò molte cose riguardanti lo spazio. Quindi iniziamo! Per prima cosa, come si è generato l'universo? Allora, esistono varie teorie su come si è generato, però la più plausibile è questa. L'universo si è generato con una grande esplosione che prende il nome di Big Bang. All'inizio l'universo era molto piccolo ed anche molto caldo, ma col tempo la temperatura si raffreddò e si ingrandì. Ora, da come si è generato l'universo, passiamo alle galassie. Le galassie sono un immenso insieme di stelle, sistemi, ammassi ed associazioni stellari e sono tutte legate alla loro forza di gravità e variano dalle più piccole, galassie nane, alle più grandi, le galassie giganti, che contengono un numero di stelle che sarebbe circa 100.000 miliardi. Ora passiamo alle stelle. Le stelle sono corpi luminosi che brillano di luce visibile, hanno anche un nucleo che genera energia nello spazio e contengono idrogeno ed elio. Le stelle hanno anche una vita e una morte, e dipende tutto dalle loro dimensioni. Adesso passiamo ad una delle parti più importanti, cioè il nostro sistema solare. Il sistema solare è un insieme di 8 pianeti, dove appartiene ovviamente anche il nostro pianeta, cioè la Terra, che è una distanza di circa 120 o 130 AU, cioè unità di misura usata per indicare la distanza tra Terra e il Sole. Ed la Terra è posizionata da qui. Ci sono anche vari tipi di pianeti, per esempio roccioso e gassoso. Per esempio di roccioso c'è Marte, che è un pianeta che ha un colorito rosso a causa dell'ossido di ferro che lo ricopre. Prende anche il nome dall'omonima cittadina romana. Marte ha anche temperature piuttosto basse, che vanno da meno 120 a meno 14 gradi. Poi di gassoso c'è anche Saturno, che ha una massa da 95 volte più grande di quella della Terra. È composto dal 95% da idrogeno e per il 3% da elio. E questo è tutto quanto per oggi. Ci vediamo alla prossima.